Storia e spettacolo si incrociano qui al Museo dei Medici, che offre uno spaccato del casato medicio fra il XV e XVII secolo con un'opera che andrà in scena al Teatro della Pergola. Il museo in questo modo credo che si affermi come uno dei principali attori della scena culturale fiorentina. Il museo ospita cimeli, opere d'arte, documenti legati alla storia della famiglia Medici, ma vuole anche essere un animatore, organizzatore di iniziative che rievochino i momenti salienti di questa vicenda, quella medicea per l'appunto. Noi rimetteremo in scena uno spettacolo che non si ascolta da 3 secoli e mezzo, è lo spettacolo che inaugurò il primo teatro italiano al mondo, la Pergola. Doveva essere prevista per l'anno scorso, perché era il 1661, ma in realtà la pandemia l'ha impedito, quindi quest'anno finalmente riprendiamo questo appuntamento, che sarà il 9 di febbraio alle 20:30 al Teatro La Pergola, e che celebra proprio l'inaugurazione del teatro in occasione delle nozze. L'Ercole di Tebe di 360 anni fa, creata in occasione delle nozze fra Cosimo III e Maria Luisa d'Orléans, uno spettacolo con strumenti e abiti d'epoca. Sarà anche l'occasione per tanti fiorentini e non solo di ascoltare gli strumenti antichi, gli strumenti originali, una grande orchestra che suona secondo le prassi storiche, e ascoltare un'estetica musicale che paradossalmente è molto vicina ai sentimenti attuali, forse anche più immediata di quella romantica ottocentesca che siamo più abituati ad ascoltare nei grandi teatri. Io mi sono molto rifatto al mondo di Caravaggio, e quindi cercare di rendere un barocco meno diciamo illustrativo, ma un po' più drammatico. Ho voluto che fossero tutti in costume seicentesco, stiamo cercando adesso anche di trovare una soluzione per l'orchestra in modo tale che possa essere, ma con questa nota diciamo molto austera, quindi è un 600 sobrio, come era Firenze all'epoca.